cloud in questi anni ha fatto dei passi da gigante, ma la cosa più importante credo che sia il fatto che oggi il cloud è universalmente accettato come un sistema sicuro, che invece questa è stata per lungo tempo la barriera d'ingresso all'adozione di queste tecnologie. Oggi il cloud è diventato indispensabile al pari delle forniture domestiche, cioè oggi diventa quasi impossibile per alcune aziende lavorare se manca il cloud al pari di come se mancasse la corrente elettrica. Quindi è una realtà. Qui a Technology Bits per raccontare delle esperienze concrete di successo che la sua azienda ha avuto con aziende e clienti. Sì, noi parleremo oggi di due casi in particolare. Il primo, faremo vedere come è possibile distribuire contenuti web su internet, con particolare riferimento al caso di una web TV. Il secondo caso che invece approfondiremo riguarda lo sviluppo di applicazioni web serverless, cioè senza la necessità di disporre di server fisici sui quali far girare l'hardware, con tutte ovviamente le complessità che ne derivano per l'aggiornamento, la manutenzione e quant'altro. Secondo lei quanto sono importanti eventi come Technology Biz per promuovere la cultura digitale e le opportunità concrete che le aziende possono avere a disposizione? Sono fondamentali perché questo è un momento di condivisione tra le varie aziende e sono tanto più importanti nel Sud Italia che notoriamente diciamo, è sempre un passo indietro nell'adozione di queste tecnologie.